Silenti. Thank you.
Thank you.
telenovela. La povertà fa male, lo so. Si tratta di una famiglia molto povera, ma era veramente tanto povera. Così povera che a furia di essere poveri si rassegnarono alla povertà. Prima puntata. Siamo giunti alla fine della prima puntata, erano veramente molto poveri, ma tanto poveri. Seconda puntata, il giorno dopo. Tanta polvere! Non mi ricordo. La prima puntata mi ha detto che volevi da bere o no? Continuo a non capire. Non capisco. Ma proprio no. Come? Ci penso. Non importa.
candela, ti dice buonasera, ti dice da boy, ti dice... ti dice o non ti dice? Così finisce anche la seconda puntata, ma erano veramente così poveri che faceva paura la loro povertà. Terza puntata, il giorno dopo l'altro. Fine terza puntata, erano così poveri, la povertà faceva piangere anche me. Quarta puntata, il giorno di Pasqua. Quarta puntata.
fine quarta puntata, la loro povertà arrivò ai limiti, non c'era più nulla da bere, più nulla da mangiare, ma lei continuava insistitamente a offrire il bicchiere d'acqua, ma non capiva se lui voleva bere o meno. E intanto lui, eia, quinta puntata, la sera di Natale. Ieri era il Pasquale e mi mangiavo un Pasquale. Oggi è Natale, che faccio? Se non c'avevo niente da mangiare a Natale, a Pasqua, non c'avevo niente da mangiare, ci chiami? Pasquale sta morendo di sete. A Pasquale, non vuoi un bicchiere d'acqua? Finisce qui anche la quinta puntata, ma erano così poveri che non potevano neanche mangiare, neanche bere, come si è detto, la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta. Siamo alla sesta, le vacanze al mare. Così che la sesta puntata Pasquale riuscì a bere della cera, ma ahimè, Pasquale da ricoverare. Madà! Settima puntata. Settima puntata, lei vuole ammazzare lui, chissà nell'ottava puntata cosa succede. Ottava puntata, lui, punto di domanda. Vediamo se la nona puntata cosa ci dice.
fine dell'ottava puntata, passa la nona, passa la decima, l'undicesima, centesima, centoduesima, 304esima, 1780esima puntata, la morte è ancora in agguata. Insomma, questo non vuole morire. E poi ho scoperto che era morto, ma c'era una rana dentro. E la rana ancora usciva ogni volta, ogni sera. Ho perso 1200 puntate a cercare di ucciderlo. E poi era una rana che c'aveva dentro. Cioè, voi capite che è una noia sta vita, ma è una novità, ma è una cosa, non si capisce mai niente, non si capisce. E io continuo ad avere calli ai piedi, va bene? Due calli. E non ha neanche bevuto l'acqua che gli portate, perché gliel'ho portata io, gliel'ho portata. Pure le candele che ho bevuto, non c'è più neanche le candele alla mia tavola bella, santa tavola. Sei rotta, sei rotta questo massa. Insomma, chissà cosa sono qui. Io tengo questa casa, quasi quasi come mangio la rana, mi sta intendendo il mondo, ho troppa fame. E giuro che mangiarlo voi mi fa schifo. Non è fa proprio schifo. Decido domani, per oggi mi soffio solo il naso. Beh, ciao Pietro. E finisce anche questa penultima puntata, ultima puntata, la grande fortuna. Il morto gli dice dei numeri, lei li gioca e vince, vince tanti tanti soldi. Vediamo un po' cosa succede. È finita, però a grande richiesta abbiamo la puntata veramente finale. Stiamo a vedere cosa succede. Lei diventa ricchissima e lui è lì. Ogni tanto si fa vivo. È lì. Non ho capito. È lì, sempre lì. Wow.
Finalmente facciamo 12° figlio. E tutti vissero felici e contenti. Anche questa bellissima telenovelas ebbe una fine. Adesso li vediamo felici danzare alla grande. Si chiama? Dick. Dick, bellissimo. Wow. Ok, dai. Sono andato a vedere dei persiani moderni dalla Simon. Prendono 1,5 milioni. Ti rendi conto che da qua si prende tutta la casa? Eh? Guarda quanto è incredibile il grand'angolo, da qua prendi tutta la casa. Hai visto? Sì. Casa adesso dintorno. Quelli sono molto prima. Sai che è più bello di notte che si vede la tre luci? Guarda che foschia. Sì, per me che c'è la foschia, se tu lo vedi di giorno vedi le barche a remi in mezzo al mare. Allora dopo ci credi che è bello. Infatti è un peccato che sia così. Boh, prendiamo la casa di là adesso. Vendo il grande. Ti giuro, da qua prendi tutta la casa, è incredibile. Fermi con me. Guarda, vieni qua. Vabbè, stai vedendo il tuo coso. Ecco, non già, no. Quello lassù, dove siete quella torre. Cosa che è? Dove c'è la pedrella. Quello del teatro che ci sparavamo ieri. Ecco cos'è il pedrella. Benigni anche... abita... Vedi dove c'è quella... Vedete la casa di qui, se volete. Farà molto piacere mio padre che mi sono questi qui, perché li odia lui. Che cosa? I tubi. Beh. Anche secondo me, a me piacciono. No, beh, se è una struttura moderna per fare la cosa che serve, ecco. Cazzo, il fascio nel grand'angolo è bellissimo. Mettiamoci ancora su qui. Tardini però. Che
sono un altro tipo di topo. È un incrocio fatto per scoiattolo. Che bello. Però è pulito e quando c'è lui non c'è i topi. E non fa niente, non va appena a mangiare. Perché è bellissima questa parte qua. Secondo me se questa parte qui l'ha fatta bene è un successo assicurato. Questa parte qua mi ricorda la villa di Marzano. È mille volte più grande, però l'idea è questa. Cioè la tipica villa con le diagonali lati. Quindi mi fa da modello.